La trasmissione è offerta da Dragone, Colmuto, Ascai, Supertino, Crosetto, Sansoldo, Cantine Manfredi, Frandent, Mangimi Monge. Buona domenica a tutti voi gentili telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale con il rotocalco Obiettivo Agricoltura. Siamo arrivati all'ultima domenica del mese di ottobre. In questo periodo ovviamente i prodotti autunnali la fanno da padrone, sono protagoniste di numerose fiere, eventi e manifestazioni. Partiamo dunque parlando della Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo, il servizio di Francesca Vinai. Lo scorso fine settimana a Cuneo è andata in scena l'edizione numero 20 della Fiera Nazionale del Marrone. 300.000 visitatori tra venerdì e domenica, conferma del grande successo della manifestazione, che si conferma importante vetrina del territorio e delle sue eccellenze agroalimentari, a cominciare dalla regina di stagione, ovvero la castagna. È un'intuizione che nasce da un prodotto povero della nostra terra, del nostro territorio, che è la castagna, e attraverso questo prodotto povero, che è stata la base della nostra alimentazione, della base del nostro paesaggio di valle, di collina, sta raccontando un territorio che è cresciuto ed è cresciuto all'insegna della qualità della produzione agricola del nostro territorio e della qualità nella trasformazione, quindi nell'artigianato, nel saper trasformare l'eccellenza agricola in eccellenza enogastronomica. In questi 20 anni sono cambiate tante cose, è cambiato il mercato, però un tratto è rimasto comune: l'amore per il territorio, l'amore per la qualità delle produzioni, e la qualità delle produzioni determina anche la qualità del paesaggio. Quindi oggi la Fiera Nazionale del Marrone racconta un sistema economico di qualità, produzioni enogastronomiche di qualità e un paesaggio di qualità. Siamo qua a celebrare la castagna dopo 20 anni di questa iniziativa della Fiera del Marrone, per una geniale intuizione di Edue Magnano e anche Gianni Vercellotti, che credevano in quelli che sono i prodotti e le nostre tipicità territoriali prodotte dalla nostra agricoltura nella provincia di Cuneo, e con la valorizzazione anche di quelle che sono delle tradizioni. Intorno alla castagna, infatti, i nostri vecchi sono riusciti a sopravvivere, e oggi la celebriamo come un frutto non più povero e di sopravvivenza, ma lo celebriamo in una veste molto importante. Oggi soprattutto dobbiamo tornare a saper valorizzare questi prodotti delle alte terre, della pianura, che possono dare lavoro a dei piccoli imprenditori che possono continuare a vivere su queste terre, e essere aiutati a valorizzare i loro prodotti commercializzandoli, facendoli trasformare con prodotti di altrettanta eccellenza e facendo crescere quello che è il turismo, perché secondo me agricoltura e turismo, non a caso abbiamo accorpato il Ministero delle Politiche Agricole con quelle del turismo, sono due settori che sanno fare squadra e sanno portare ed avere ricadute economiche e sociali sul nostro territorio. La nostra provincia non ha nulla da insegnare a nessuno, abbiamo una varietà di eccellenze che ci fanno grandi in Italia e probabilmente, possibilmente, anche nel mondo. 20 anni di Fiera Nazionale del Marrone qui a Cuneo, 20 anni che hanno visto la partecipazione costante di Coldiretti Cuneo. Coldiretti ha sempre creduto in questa manifestazione, iniziata nel 98, e devo dire che ho seguito anche tutte le edizioni. Le prime edizioni Coldiretti e soprattutto anche l'associazione Confartigianato credo che sono state un po' il perno sul quale si è sviluppato poi questa splendida manifestazione. Una manifestazione che, con la collaborazione di tutti, di tanti, è poi cresciuta e oggi è una splendida realtà, è una fiera nazionale che credo che fa onore a Cuneo, alle sue produzioni e a questa grande provincia, che è soprattutto anche agricola.
Vediamo qui in piazza oggi eccellenze agricole e agroalimentari cuneesi, ma non solo. Comune denominatore, qualità garantita dal marchio Campagna Amica. Esattamente, dai primi anni 2000 si è gradualmente sviluppata la rete Campagna Amica, che è una rete che abbraccia tantissime aziende in tutta Italia. Oggi è una realtà importantissima, lo è anche in provincia di Cuneo, e quindi la fiera può usufruire di oltre 50 aziende che esitano i loro prodotti. La rete di Campagna Amica garantisce la tracciabilità, garantisce il produttore dietro il bancone che spiega anche quelle che sono le dinamiche di produzione, le caratteristiche dei prodotti e quant'altro. Proprio a testimonianza che la rete è di carattere nazionale, ci sono in fiera alcune testimonianze importanti di produzioni di altre regioni, logicamente produzioni tipiche, e questo avviene anche in un'ottica di interscambio, perché altre grandi manifestazioni che si svolgono in altre città, in altri paesi, vedono anche la presenza di peculiarità della nostra provincia. Quindi credo che, diciamo, la provincia di Cuneo, i cittadini, ma anche spero tanti turisti, hanno l'opportunità oggi di avere a disposizione tutto quello che la provincia Granda produce in ottica di prodotti a marchio e non solo, prodotti trasformati. Credo che si vede anche gli effetti della multifunzionalità dell'azienda agricola, la quale gradualmente è passata da un discorso di produzione a un discorso anche di trasformazione e di valorizzazione, proprio per offrire al consumatore una grandissima tracciabilità dei prodotti e anche una conoscenza di quello che vanno a acquistare. Siamo qui alla fattoria didattica di Piazza Virginio, uno degli appuntamenti più attesi della Fiera del Marrone, dove tanti bambini cuneesi hanno la possibilità di toccare con mano l'agricoltura, cioè di provare a fare dei laboratori didattici con le fattorie didattiche aderenti a Coldiretti, sperimentando alcune attività tipiche del lavoro agricolo. È un momento molto atteso che vede la presenza di oltre 1000 bambini che in questi giorni si alterneranno nel tendone dedicato alla fattoria come aula. Abbiamo il laboratorio del pane con tutta la filiera del grano, il laboratorio del formaggio, naturalmente raccontando ai bambini da dove arriva il latte e come viene trasformato in un gustoso prodotto che hanno modo di gustare ogni giorno sulle loro tavole. Un'area dedicata all'orto in cui i bambini possono sperimentare come si pianta, quali sono le operazioni che l'imprenditore agricolo, che i contadini devono fare per far sì che nascano i prodotti, oltre al gustoso e dolce mondo del miele, con la possibilità di degustare un prodotto offerto dalla maestria degli apicoltori e della laboriosità delle api. Torniamo ancora nel capoluogo della Granda per la Fiera Nazionale del Marrone, che è stata visitata da moltissimi curiosi piemontesi e turisti. Io sono Guido Cappellino, ho una piccola fattoria che si trova a San Biagio di Mondovì, l'indirizzo produttivo è allevamento di bovini di razza piemontese, e avendo un forno a legna in cascina ho iniziato 15 anni fa a fare fattoria didattica per i bambini. Vengono in cascina, iniziamo dal campo di grano e facciamo tutto il processo fino al pane cotto nel forno a legna. I bambini sono molto interessati, chiedono dove si trova la farina, che ingredienti ci vogliono, quanto tempo bisogna impastare, quanto cuocere, e poi ogni bambino fa il panino a una forma strana, c'è chi fa il coccodrillo, chi il serpente, chi il topo, chi il sole, chi il fiore. Alla fine vanno a casa e si portano il loro panino a casa, tutti contenti di averlo fatto con le loro mani. Sono qui alla Fiera del Marrone di Cuneo perché credo che sia importante anche far riconoscere le nostre fattorie e poi dare un contributo a questa fiera, dove i bambini vengono e per un giorno trascorrono una giornata in questa fattoria. Si fanno un'idea di com'è, poi se vogliono approfondire possono avere contatti con le varie fattorie che sono qui e andare a trascorrere una giornata in fattoria. Dopo il successo di un anno fa tornano alla Fiera del Marrone di Cuneo i laboratori del gusto Coldiretti, protagonista al territorio, i suoi prodotti e gli agrichef di Campagna Amica. Assolutamente sì, ancora per la 20ª edizione della Fiera del Marrone abbiamo realizzato per tutti i cittadini consumatori, con la collaborazione dei nostri preziosissimi agrichef,
ovvero i cuochi degli agriturismi Campagna Amica, che hanno fatto con noi di Coldiretti un percorso di valorizzazione, un percorso di formazione per presentare al meglio le tipicità dei nostri territori. Quindi gli agri-chef potremmo definirli degli ambasciatori di biodiversità contadina, degli ambasciatori del territorio? Assolutamente, sono i principali ambasciatori insieme a tutte le aziende che fanno vendita diretta, che quindi mettono col consumatore la faccia e permettono ad ogni agricoltore di ritrovarsi con il consumatore, a parlare, a spiegare, a valorizzare le nostre attività. Durante questi laboratori del gusto presenteremo la regina della fiera e la castagna, quindi anche noi presenteremo tre laboratori, tre piatti abbinati con i vini del territorio, in cui protagonista sarà la castagna. Noi abbiamo una castagna IGP Cuneo che racchiude al suo interno tante varietà di castagne differenti, e qui proprio vogliamo valorizzare questo grande patrimonio di biodiversità che è caratteristico di ogni provincia del territorio italiano. E lo sottolineano bene anche i sigilli di Campagna Amica che sono stati presentati qualche settimana fa a Roma per il villaggio Coldiretti. I sigilli sono proprio questi prodotti che sono ancora presenti in ogni territorio, ma che devono essere riscoperti, riconosciuti, presentati al grande pubblico. E quale ovviamente miglior occasione i villaggi Coldiretti, ma anche tutti i momenti come questo della Fiera del Marrone, proprio per presentarli al pubblico. Mercato Campagna Amica, fattorie didattiche, ristorazione e laboratorio del gusto con gli agri-chef. L'impegno di Coldiretti e la Fiera Nazionale del Marrone è stato grande, ma non si è esaurito con iniziative e proposte da gustare. Coldiretti ha portato in fiera anche la riflessione sull'origine dei prodotti che portiamo in tavola. Dopo la raccolta firme Stop Cibo Falso, prosegue l'impegno Coldiretti a tutela dell'origine dei prodotti e della trasparenza in etichetta, anche qui alla Fiera del Marrone con una nuova petizione. Sì, proponiamo questa nuova petizione a tutti i consumatori, i cittadini di Cuneo e tutti i visitatori della fiera. Perché facciamo questa petizione? Perché vogliamo chiedere alla Commissione europea di riscrivere un provvedimento. Di che provvedimento si tratta? Del provvedimento che deve stabilire che tutti i prodotti agroalimentari devono essere etichettati. Che cosa significa? Che in etichetta di un salame, facciamo un esempio, deve esserci scritto dove è stato allevato quel suino, e così per i formaggi, per i prodotti lattiero-caseari, per tutto, insomma, tutto quello che arriva sulle nostre tavole. Ad oggi l'Unione Europea pensa di rendere invece facoltativo questo impegno. Noi pretendiamo che sia invece obbligatorio. Per chi? Per la tutela dei cittadini, dei consumatori e per la tutela anche dei produttori. Noi siamo certi che i nostri prodotti, i prodotti italiani, abbiano non solo una qualità incredibile, ma abbiano anche una sicurezza alimentare e un rispetto ambientale dell'uomo che non ha pari nel mondo. Mentre oggi celebriamo questa bellissima festa e fiera del Marrone, a Cernobbio la Coldiretti sta presentando un evento, un'iniziativa che documenta quante schifezze nei nostri piatti arrivano attraverso i prodotti di importazione. Schifezze non da un punto di vista qualitativo solo, ma anche da un punto di vista della salute, della salubrità. Ecco, per cui insomma oggi noi festeggiamo la bellezza di questa gente, di questa tradizione, di questi prodotti piemontesi, cunesi, e nello stesso tempo chiediamo ai consumatori di darci una mano nel loro interesse a fare le cose che vi dicevo. Ci spostiamo invece adesso sul lago di Como, a Cernobbio, a Villa d'Este, per un importante appuntamento, 17ª edizione per il Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione. Torneremo poi ancora invece in Piemonte, precisamente a Grugliasco, per un nuovo modello di campus universitario. A Villa d'Este di Cernobbio, sul lago di Como, si è svolta la 17ª edizione del Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti in collaborazione con The European House Ambrosetti. Ad aprire il forum, il Salone della Creatività Made in Italy e le dimostrazioni pratiche dei giovani finalisti al premio per l'innovazione Oscar Green, per scoprire dal vivo i capolavori di ingegno realizzati grazie al talento italiano, con un ritorno epocale alla campagna che non avveniva dalla rivoluzione industriale. Di seguito l'intervista a Roberto Moncalvo, presidente nazionale di Coldiretti, sulla manovra economica
economica preparata dal governo, guidato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. In queste ore serve grande senso di responsabilità e buonsenso, perché 5 milioni di imprese in Italia non possono permettersi neanche l'idea di una crisi di governo. E nel rapporto con l'Europa serve grande capacità di mediazione, ma da entrambe le parti, perché a rischio c'è il futuro dell'Italia, ma c'è il futuro dell'Europa intera. Sulla manovra più nello specifico, intanto è positivo il blocco e la sterilizzazione dell'aumento dell'IVA, che avrebbe danneggiato in modo forte il potere d'acquisto delle famiglie, a partire proprio dai prodotti alimentari di base. Ci sono segnali positivi su misure ambientali, come il bonus verde, che da un lato aiuta a combattere l'inquinamento, dall'altro aiuta a rendere più belle le città. Abbiamo bisogno invece di conferme importanti per quanto riguarda il ricambio generazionale, i giovani. Noi abbiamo il primato europeo per numero di giovani in agricoltura, abbiamo bisogno di conferme sui sostegni attraverso la decontribuzione previdenziale per i nostri giovani. La strada verso Hong Kong e la Cina era stata aperta nello scorso mese di agosto e sta già dando ottimi risultati. In poche settimane volumi di vendita raddoppiati. Le famiglie cinesi scelgono la qualità made in Piemonte. Esempio chiaro che la polvere di latte piemontese trova grandi consensi nei paesi che hanno veramente necessità di qualità per la salute dei bambini, che sono sicuramente la fascia più a rischio, ma non solo, poiché gran parte della polvere di latte viene utilizzata per la preparazione dei vari prodotti dolciari e da forno. In occasione di Chernobyl è stato rianalizzato il percorso tra le parti che ha portato ad Hong Kong il primo container da 20 tonnellate di latte in polvere made in Piemonte. Chernobyl è stato anche luogo di incontro con il senior manager di Bank of China per pianificare azioni promozionali specifiche volte a rafforzare l'inserimento del prodotto ad Oriente. La polvere di latte made in Piemonte conquista l'estremo Oriente, prosegue il progetto verso la Cina? La Cina è un grande mercato, ci sono sempre più consumatori che cercano un prodotto di alta qualità e di sicuro una polvere di latte di filiera piemontese sicuramente, secondo me, ha una grossa possibilità. Infatti da un po' di tempo stiamo collaborando, stiamo studiando, stiamo cercando qualche partner commerciale, anche avvalendoci della collaborazione di Bank of China, qui del responsabile per l'Italia di Bank of China, Ye Yanping. E insieme stiamo cercando di sviluppare questo mercato per portare maggiore valore agli allevatori italiani e far apprezzare ai consumatori cinesi il buon prodotto del Piemonte. La Cina investe sul Made in Italy, anche sul Made in Piemonte, insomma il buono che arriva dalle nostre terre conquista anche mercati insperati solo fino a qualche decennio fa o qualche anno fa. Sì, certamente, la Cina dà molto importanza a mangiare bene, a mangiare in salute. E l'Italia, il Made in Italy nel cibo è anche un segno di eccellenza nella qualità e quindi va valorizzata anche nel nostro paese. Speriamo di poter assistere eccellenti aziende come la Inalpi in Cina. Una risposta anche agli allevatori, una risposta che nasce tanti anni fa e che ha avuto un grande successo, sta dimostrando tutto il suo valore. Ma sicuramente sì, e credo che questa possibilità, soprattutto di poter sbarcare, come è accaduto tramite Inalpi direttamente in Cina su questo mercato con il latte in polvere piemontese, è un successo sicuramente importante, non solo per il concetto di qualità ed economico, ma per quello che è la rappresentatività del nostro prodotto e del nostro progetto. Credo che il rappresentante della banca cinese ha sottolineato il fatto dell'importanza della qualità, della necessità di poter avere dei prodotti estremamente sicuri e garantiti. Credo che questo binomio, che è dettato dalle nostre cooperative, da Inalpi, dal progetto direttamente di questa impostazione, e grazie al loro interessamento la possibilità di andare nei paesi come quello cinese in particolare, che sicuramente è un grande mercato, è sicuramente per noi estremamente importante, è il futuro.
Sta per diventare realtà il nuovo campus universitario metropolitano di Grugliasco. Il progetto è stato illustrato alla stampa martedì nell'Aula Magna della Cavallerizza Reale a Torino, in occasione della pubblicazione del bando per l'avvio ai lavori alla presenza del presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. Il polo scientifico universitario di Grugliasco sarà la futura sede dei dipartimenti scientifici di chimica, scienze della vita e biologia dei sistemi, scienze della terra, che insieme all'adiacente complesso edilizio dei dipartimenti di scienze agrarie, forestali, alimentari e di scienze veterinarie andranno a costituire una vera e propria città delle scienze. L'accordo di programma siglato da Regione Piemonte, Città di Grugliasco, Università di Torino nel marzo 2017 prevedeva un primo lotto di 47 milioni di euro, che è stato integrato con l'inserimento di ulteriori interventi per un investimento complessivo di 156 milioni. L'affidamento delle attività di progettazione definitiva sarà completato entro marzo 2019, mentre i lavori dureranno 3 anni e dovrebbero concludersi entro il 2021. I nuovi spazi potranno accogliere circa 10.000 studenti e 1.000 addetti alla ricerca. Il campus si estenderà su una superficie di 121.660 metri quadri, con la realizzazione di un complesso di edifici ben integrati nell'ambiente circostante. Un campus integrato con i due attuali già esistenti di veterinaria e agraria nella zona metropolitana della città di Grugliasco, che ospiterà i dipartimenti di area scientifica, biologia, scienze della terra, chimica, costruendo così un unico grande polo integrato tra agrovet, biologia, suolo e chimica. Faccio anche notare, ricordo alla città, che questo porterà a svuotare progressivamente via Giuria, dove sono attualmente i dipartimenti che si trasferiranno a Grugliasco, che sono del tutto inadatti per una ricerca moderna e innovativa. Spazi per le imprese, spazi per lo sport dei nostri studenti, e quindi un grandissimo progetto da 156 milioni di euro, sicuramente uno dei più grandi in Italia in questo momento. Significa intanto un ulteriore potenziamento dell'università, che è uno degli elementi, insieme al Politecnico, di attrattore di investimenti, di energie nuove, dei giovani a livello nazionale e internazionale. Due, vuol dire lo sviluppo in un'area, quella ovest. Pochi giorni fa abbiamo inaugurato il corso di magistrali per l'insegnamento alla scuola nella Certosa di Collegno, nell'ex manicomio di Collegno. Adesso in un'area non distante, significa che l'università si allarga e coinvolge, fa crescere, contamina con la propria energia fatta di conoscenze di giovani tutta l'area metropolitana. Significa scommettere sulla conoscenza e sui giovani, che sono le due risorse fondamentali per il futuro del Piemonte, ma direi più in generale del paese. Un bando importante perché consente di realizzare l'ampliamento del campus universitario di Grugliasco e realizzare la città delle scienze. Una grande rilocalizzazione di tutti i dipartimenti scientifici dell'Università di Torino sul territorio di Grugliasco. Un campus metropolitano che è un campus di ispirazione europea e anglosassone, con impianti sportivi, con attività di ricerca, con la disponibilità da parte nostra a aumentare l'offerta in termini ricettivi e residenziali. Questo bando darà il via alla realizzazione della gran parte di Città delle Scienze, che sarà il campus che ospiterà i dipartimenti scientifici dell'Università di Torino. L'Università di Torino si sta organizzando da parecchio tempo su poli tematici dove far confluire i dipartimenti che sono complementari fra di loro. Abbiamo il polo umanistico, avremo Città della Salute, abbiamo il polo di economia e ci sarà Città delle Scienze a Grugliasco, che ospiterà appunto tutti gli altri dipartimenti scientifici. Già agraria e veterinaria si sono insediati a Grugliasco da parecchio tempo, ora tocca ai dipartimenti di chimica, di scienze della terra e di scienze della vita e biologia dei sistemi. L'importanza di questo progetto deriva non solo per quella che è la valenza territoriale di sviluppo, ma soprattutto per quello che la città metropolitana riesce ad avere nell'ambito di questa nuova struttura. Noi con un accordo finanziario creeremo degli spazi all'interno del campus che dedicheremo esclusivamente alle imprese. Faremo in modo che le imprese possano accedere direttamente a quelli che sono i laboratori, a quella che è la ricerca, a quelle che sono le strutture universitarie. Ci sarà questo confronto diretto proprio per facilitare l'open innovation e quindi il trasferimento tecnologico
in maniera particolare, per quanto ci compete, soprattutto alle micro e alle piccole imprese. Beh, stiamo parlando di un progetto importante che avrà dei risvolti su tutta la comunità. Coldiretti è una forza sociale, pertanto è giusto che si interfacci con tutte quelle che sono le realtà del territorio. E vale la pena di ricordare che in particolare con le attività scientifiche, con il DISAFA e con le varie e con altri soggetti legati all'università facciamo tantissimi progetti. È ovvio che qui si tratta della realizzazione di un polo universitario d'eccellenza di riferimento a livello europeo che coinvolge il nostro territorio, che avrà senz'altro delle ripercussioni dirette anche sull'azienda. Ancora profumi, colori e sapori autunnali, ci occupiamo del marrone della Valsusa IGP, ci sposteremo poi a Moncaglieri per importanti eventi e appuntamenti, la fiera di Subiot e Sua Maestà il Bollito, invece sempre Moncaglieri presenta Campagna Amica la merenda sospesa. Il marrone della Valle di Susa IGP è il frutto ottenuto da 5 ecotipi locali indicati con il nome del comune di provenienza: marrone di San Giorgio di Susa, marrone di Meana di Susa, marrone di Sant'Antonino di Susa, marrone di Bruzzolo e marrone di Villar Focchiardo. Il marrone Valle di Susa IGP è un prodotto apprezzato sul mercato per le sue caratteristiche tipiche, colore e croccantezza della polpa, sapore dolce e profumato, pezzatura medio-grossa. La commercializzazione del marrone della Valle di Susa viene in sacchetti in rete. Di seguito l'intervista a Federico Pognan Gross, produttore di marrone della Valle di Susa IGP a San Giorgio di Susa, in Borgata Pognan, e Pierpaolo Davi, segretario Coldiretti della zona di Bussoleno e Susa. La nostra azienda è nata più di 15 anni fa a livello familiare e in via ufficiale io sono il responsabile dell'azienda a partire dal 2012. Azienda all'inizio dedicata principalmente alla promozione e alla vendita del marrone della Valle di Susa e poi successivamente abbiamo ampliato in parte l'azienda con la produzione di prodotti ortofrutticoli stagionali e patate di montagna. Noi commercializziamo praticamente il 100% del nostro prodotto tramite i mercati Campagna Amica di Coldiretti e le fiere autunnali nel periodo di ottobre e novembre. In parte del prodotto anche tramite la nostra clientela che viene direttamente in azienda. E la coltivazione del marrone non si limita soltanto al periodo di raccolta a partire dalla fine di settembre, al mese di ottobre, ma una coltivazione che impegna quasi tutto l'anno solare, a partire dalle concimazioni autunnali o primaverili, principalmente ed esclusivamente con letame di animali, quindi noi cerchiamo di utilizzare letame di cavalli o letame di mucca. Da ormai più di 15 anni come azienda abbiamo sposato l'idea di non bruciare più il sottobosco, quindi i resti dei ricci e delle foglie, ma di ammassare il tutto, cercare di creare un terriccio che poi negli anni successivi viene riutilizzato come concime naturale al 100%. Il sottobosco viene sfalciato almeno 2 o 3 volte all'anno in modo tale da dare un tappeto erboso che dia l'opportunità di una raccolta di un frutto il più pulito possibile e che venga meno a contatto con l'umidità. Le piante vengono ogni 3 o 4 anni risistemate con delle potature o potature verdi o potatura un pochettino più drastica a seconda delle condizioni, in modo tale da mantenere un ecosistema il più equilibrato possibile. Il nostro marrone della Valle di Susa ha avuto la certificazione IGP come indicazione geografica protetta da parte del Ministero delle Politiche Agricole italiano e della Comunità Europea a partire dal novembre del 2006, quindi ufficialmente è stato possibile promuovere come commercializzare il nostro marrone a partire dalla stagione 2017. Anche se l'associazione produttori, che è nata prima dell'anno 2000, aveva già iniziato a valorizzare e promuovere il nostro marrone e poi successivamente è stata attraverso anche la collaborazione da parte della comunità montana e anche di Coldiretti cercato di instaurare questa certificazione per dare un marrone di qualità e poterlo identificare il meglio possibile sui mercati.
Il marrone della Valle di Susa si distingue in vari ecotipi, tra il quale il nostro ecotipo, che è il marrone di San Giorgio, e ha una caratteristica rispetto alle altre varietà di castagna o alla castagna di essere un prodotto molto, molto dolce e di qualità molto alta, utilizzato principalmente per marron glacé, per dolci, in pasticceria o per il consumo come prodotto fresco o come prodotto trasformato. Beh, sicuramente il castagneto nella Val di Susa ha una grandissima importanza, in primis quella economica di integrazione di reddito per tante aziende, piccole aziende localizzate nella fascia pedemontana, ma anche da un punto di vista ambientale e turistico. Tutta la fascia pedemontana della Centrovalle è investita in gran parte da castagneti ancora oggi in coltura, per rendendo comunque bello un ambiente turisticamente poi anche vendibile. Sottolineo che la produzione del castagneto, dei marroni, perché noi parliamo sempre di marroni e non di castagne, è una produzione che si attesta attorno ad alcune migliaia di quintali, a seconda dell'annata da 2 a 3, 4 mila quintali, dando anche appunto questa valenza economica non indifferente. L'edizione 2018 della Fiera di Subiet, i Fischietti e Sua Maestà il Bollito, ha registrato una forte affluenza di pubblico in crescita rispetto agli anni scorsi, con più di 1000 porzioni di bollito vendute e migliaia di persone lungo il percorso, ricco di una sessantina di stand enogastronomici, non solo, con prodotti e creazioni artigianali di qualità, oltre alle bancarelle degli artigiani dei Fischietti. La fiera si è svolta a Moncaglieri, in piazza Vittorio Emanuele II, rappresenta anche il mercato di Campagna Amica, dove Coldiretti Torino ha organizzato laboratori di consumo critico, messo in mostra la biodiversità, raccolto firme per la petizione Eat Original e predisposto degustazioni al buio. Intorno alle 11.30 è iniziata la tanto attesa distribuzione del bollito a Borgo Navile. 1500 kg di ottimi tagli di carne per bollito sono stati serviti nei vassoi con un buon bagnetto, insalata, un dolcino, pane e vino. Un Subiet, come lei ha detto, è un fischietto. Come nasce? Credo che l'origine del fischietto si perda nella notte dei tempi. Probabilmente è nato quando l'uomo da nomade diventa sedentario e nasce il fischietto. Non sto a raccontare, certamente è un processo. Comunque diciamo che gli storici amano farci della letteratura sopra. Indubbiamente è un oggetto molto antico, rituale, e che già 3-4 mila anni prima di Cristo se ne avevano già testimonianze, particolarmente in Mesopotamia, in Egitto e straordinariamente anche in America Latina. Un biglietto da visita, una tradizione, ma anche un pezzo di futuro della nostra città. Storiche le iniziative da sempre, ma oggi ancor più piene e rinnovate. Su questo intendiamo puntare per raccontare Moncaglieri e moncaglieresi e il loro orgoglio, ma soprattutto per invitare tutti quelli che arrivano da fuori a visitare una città viva e dalle eccellenze culturali, ma anche enogastronomiche. Circa 1500 kg di tagli di bovino misto, dalla lingua alla testina al capello da previ, il muscolo e vario. Arrivano esclusivamente da animali allevati nella zona qua delle colline di Moncaglieri o nelle zone di Carmagnola, Chieri, locali. Il bovino noi è esclusivamente un bovino di razza piemontese, classico fassone. Siamo 19 amici macellai che tutti gli anni prepariamo questo grande pentolone di bollito con fuoco a legna. Il bollito abbiamo diversi tipi, da bollito, carne, di carne, poi c'è la testina, abbiamo la lingua, il cotechino e tutto accompagnato con un bagnetto verde piemontese tradizionale e questa è la salsa che accompagna. Poi diamo, oltretutto, oggi il vino, l'insalata, il dolce e tutto così, in maniera che il pranzo è completo. È un piatto tradizionale, cioè diciamo dei più antichi che ci sono e cose varie così. La preparazione avviene, noi già mettiamo l'acqua alla sera, copriamo il pentolone, al mattino alle 4 veniamo, accendiamo la caldaia e poi verso le 7 cominciamo a buttare il bollito dentro, in maniera che verso le 11 possa essere distribuito. Allora noi mettiamo la scaramella, il muscolo, le lingue, la testina e poi da parte distribuiamo anche i cotechini. Tutto insieme facciamo un piatto unico e viene poi distribuito nel vassoio.
Parlando di bollito, il consumatore quanto viene a spendere a seconda del taglio? A seconda del taglio dipende comunque il cliente da che tipo di taglio mi chiede. Se mi chiede comunque un taglio con osso, automaticamente ha un prezzo che si aggira dai 9-10 euro, diciamo, la parte della punta di petto con osso, la parte della pancia con osso. Se invece parliamo di un muscolo, parte comunque morbida, o un brutto e buono, o un tenerone, allora lì il prezzo varia, perché comunque sono tagli più pregiati e automaticamente andiamo anche sui 14-15 euro. Oggi siamo a Moncaglieri alla Fiera del Bollito e col Diretti Torino ho organizzato un mercato di Campagna Amica e all'interno del mercato di Campagna Amica è una logica di mercato non solo dove si possono comprare dei prodotti ma anche di relazioni dove si possono conoscere persone, conoscere territori. Abbiamo organizzato una serie di attività di animazione e tra le animazioni faremo una degustazione al buio, un'attività di educazione alla Campagna Amica per i bambini, una degustazione di mieli e poi faremo conoscere anche le antiche varietà di mele grazie a uno dei nostri produttori che oggi è al mercato e poi insieme al Domus, al progetto Domus delle politiche sociali della città di Moncaglieri, quindi ai beneficiari del progetto, e noi oggi organizzeremo una raccolta, sosterremo una raccolta fondi dove verranno venduti dei prodotti dei nostri produttori e il ricavato verrà appunto utilizzato per il progetto Domus, che ha come obiettivo quello di contrastare la solitudine di anziani e di persone potenzialmente emarginate. Merenda sospesa, questa è l'iniziativa in programma per 4 settimane al mercato di Campagna Amica in Viale della Stazione a Moncaglieri. Produttori locali e volontari per 4 lunedì propongono ai cittadini una merenda. I cittadini, se vorranno, potranno contribuire con un'offerta che verrà impiegata per acquistare prodotti a chilometro zero, stagionali e legati al territorio, che saranno donati a chi è in difficoltà economica e fa fatica ad arrivare a fine mese. Merenda sospesa rientra nell'alveo di un'esperienza di collaborazione integrata tra progetti del territorio orientati alla cittadinanza attiva e al sostegno solidale tra soggetti differenti. Il progetto Merenda Sospesa nasce nell'ambito della collaborazione che col Diretti Torino sta attivando ormai da qualche anno con la città di Moncaglieri. E il progetto nasce in origine come un'azione di animazione del mercato, ma in una logica del mercato di Campagna Amica ovviamente, in una logica di innovazione sociale è stata creata una rete con attori sociali del territorio che si occupano di progetti di inclusione e in questo caso di un progetto di contrasto alla solitudine e quindi abbiamo messo insieme questo progetto di contrasto alla solitudine col mercato di Campagna Amica e con un ulteriore progetto che è il progetto Tutt'altra Storia, che invece si occupa delle famiglie diciamo più povere e che prevede la raccolta di invenduto e anche di donazioni di spese per aiutare appunto le famiglie più in difficoltà. Questa è un'iniziativa bellissima perché va a mescolare il mercato di Campagna Amica, che è un mercato organizzato a Coldiretti, che io non finirò mai di ringraziare perché è un'esperienza importante, con il sociale, con aiutare le persone bisognose di Moncaglieri all'interno del progetto Domo. Quindi questo fa parte di un progetto molto più ampio che è un incrocio tra vendita di prodotti e anche l'utilizzo, e lo spiegare ai ragazzi che cosa vuol dire il progetto Domus e insieme a tutti questi ragazzi qua che stanno lavorando su questo. Il progetto Domus è un progetto che è stato finanziato dalla Compagnia di San Paolo, l'ente capofila è l'Unione dei Comuni e ci sono delle associazioni che collaborano appunto su associazioni locali e due cooperative, una è la cooperativa Il Punto che si occupa degli anziani e una è la cooperativa Frassati che si occupa dei disabili. E entrambe lavorano su questo progetto. È nato per cercare di integrare sia le persone anziane che i disabili che riescono ancora, che hanno delle capacità residue, a appunto fare delle attività sul territorio che non siano soltanto di tipo ludico ricreativo ma che siano veramente utili alla comunità. Dunque la cooperativa Il Punto, che ha due sedi,
quella amministrativa è in via Cimabue, e con laboratori anche per disabili, e poi ha un'altra sede che è in via Pavia a Torino. Si occupa di educativa territoriale, appunto laboratori per disabili, abbiamo dei gruppi appartamento, collaboriamo con i servizi sociali di Torino e provincia, in particolar modo con l'Unione dei Comuni di Moncaglieri. La cooperativa Frassati è una cooperativa di servizio alla persona che svolge nel territorio di Torino e provincia la sua attività da circa 40 anni. I servizi sono rivolti a persone del disagio psichico, persone disabili, persone anziane. Nell'ambito del progetto Merenda Sospesa, il nostro contributo si realizza attraverso l'accompagnamento di persone disabili che vengono integrate nel mercato di Campagna Amica e che devono promuovere l'attività di Campagna Amica e dei prodotti genuini. Ed ora invece con Lunetta Locacciato ci spostiamo ai piedi del Monte Rosa per conoscere insieme una nuova azienda agricola, l'azienda agricola Vaira. Ci sposteremo poi in Liguria per UE Coop e Campagna Amica, protagonisti in un agriturismo. Oggi ci troviamo in Valvogna ai piedi del Monte Rosa e andiamo a scoprire l'azienda agricola Vaira. Filiberto ha fatto una scelta di vita insieme ai suoi fratelli. Come mai la montagna? La montagna perché è il nostro luogo di origine, perché la nostra famiglia è originaria di qui, dai piedi del Monte Rosa. Abbiamo voluto di rimanere in montagna perché la montagna ci offre sempre da mangiare e quindi ci dà sempre lavoro. Poi la passione per gli animali è nata in famiglia perché i nostri genitori si occupavano di ristorazione, poi in famiglia ci sono sempre stati animali, sia dalle zie che dai nonni. Da tutto cominciato con pochi animali, un agnello, un capretto, sono intatte tante capre, una mucca e due mucche, e siamo arrivati adesso che la nostra azienda, che conta 45 animali e 80 capre, più una parte di allevamento di equini e una parte di apicoltura. Voi trascorrete la maggior parte dell'anno, direi, in montagna. Quali sono le fasi? Sì, noi viviamo quasi tutto l'anno in montagna, a parte una parte invernale dove solo i bovini e i caprini scendono a valle, ma da maggio fino a ottobre tutti gli animali sono in alpeggio, quindi tutta la nostra vita è scandita dalla natura, dal tempo, quindi la salita in alpeggio è scandita da quando spunta la prima erba fino a quando arriva il primo gelo, e durante tutta l'estate noi dobbiamo adattarci alla montagna, quindi seguire la crescita dell'erba, spostare gli animali in base alla crescita dell'erba, quindi dalle quote più basse arrivare fino in alto e andare a cercare sempre i pascoli più verdi e quindi più buoni per una produzione di formaggio di qualità. Tu, per arrivare ad avere questa esperienza, hai vissuto anche fuori da Riva Val d'Obbia, da queste valli, e questo sicuramente ti ha dato un'impronta diversa. Sì, a differenza dei miei fratelli, che sono stati sempre qui, che comunque però lavorano, io ho avuto la possibilità di andare a studiare in Valle d'Aosta, in una scuola di agricoltura, che mi ha aiutato a crescere in tutti i sensi e mi ha aiutato anche a viaggiare, mi ha permesso di viaggiare in diversi posti in Italia e andare anche all'estero. Poi ho frequentato anche l'università e tutto questo mi ha aiutato ad avere un bagaglio di conoscenze che poi ho cercato di adattare alla mia azienda e cercare di migliorarla. Non solo allevamento, perché voi qui anche trasformate. Quali sono le produzioni tipiche? Allora, noi produciamo, la produzione principale è la toma, che è il formaggio caratteristico valsesiano, che si produce o grasso o semigrasso, e in azienda abbiamo creato anche un nuovo formaggio che l'abbiamo chiamato Padotra in onore al nostro alpeggio, che è un formaggio grasso di una pezzatura sui 10 kg che viene prodotto soprattutto qui nell'alpeggio Padotra oppure nel nostro alpeggio in alto 2000 metri di Giannuna, dove c'è un'erba particolare che ci permette di avere un formaggio ancora più gustoso e più caratteristico. Il formaggio è nato con le mie attività quando ho studiato, che mi ha permesso di affinare le nostre tecniche casearie e anche per aver trovato nei nostri alpeggi delle presse storiche e delle forme particolari che dimostravano che anche qui si producevano formaggi di questa dimensione, e quindi c'è stata volontà di creare questo formaggio.
Allora Filiberto, ci accompagni al caseificio? Sì, andiamo a vedere come si produce. Oggi facciamo una lavorazione di formaggio grasso che abbiamo dato il nome a Padotra nel nostro Alper. Viene fatto con latte appena molto. Come viene munto viene messo il caglio, lasciato cagliare, poi lo portiamo a una temperatura di 52 gradi sul fuoco a legna di larice, così gli dà anche un po' il profumo, e facciamo solo una toma. È una lavorazione comunque abbastanza lenta, che ci vuole sull'ora, un'ora e mezza più o meno, perché deve cuocere. Questo camino l'abbiamo brevettato io e mio fratello per poter far formaggio col fuoco a legna anche qua all'Alpe, dentro nel locale, senza che sporchiamo o ci esce il fumo in giro per tutto il locale. Essendo che c'è una canna fumaria dietro, il fumo non esce per tutto il locale e possiamo lavorare nel pulito. Per fare il Padotra, la cagliata viene rotta finemente fino ad arrivare a una temperatura di 52-53 gradi. Quando è a temperatura viene tolta dal fuoco e viene mescolata ancora dalla mezz'ora ai 40 minuti. Poi dopo si lascia depositare un attimo e viene raccolta dal flapping, dallo straccio, che viene messa in una forma sola, che viene dagli 8 kg, dipende dal periodo del latte che abbiamo. Dopodiché viene pressata, dopo viene girata ogni mezz'ora ora fino al giorno dopo, che la togliamo dal suo straccio e la mettiamo nella salamoia almeno per 12 ore, dalle 12 alle 20, sempre in base ai chili che è la forma. Dopodiché va direttamente in cantina, anche lì sempre dal peso, la teniamo almeno sui 3 mesi. Per la stagionatura le giriamo quasi tutti i giorni, facciamo un giorno sì e un giorno no, da cui viene ancora salata, viene spazzolata e fregata con l'acqua e sale, da lì finché è matura. Dal caseificio ci troviamo davanti a queste meraviglie di prodotti invitanti. Raccontaci un po' che cosa abbiamo davanti. Allora, dal caseificio produciamo i nostri formaggi, che qui abbiamo la toma, il tomino di capra oppure il burro d'alpeggio. E poi qui abbiamo anche i nostri prodotti di salumi, che derivano dai nostri animali, dai maiali, che vengono alimentati col siero. Allora qui abbiamo un esempio, abbiamo il lardo, abbiamo il salame, la mortadella di fegato, il sanguinaccio e lo speck. E un altro esempio sono invece con il bovino, abbiamo fatto la moccetta, e anche la capra abbiamo fatto la moccetta, che sono dei salumi fatti con la carne, che vengono fatti essiccare e marinare con il vino e le spezie e le erbe, e vengono mangiati poi quando sono maturi così. Poi ci sono anche i salumi di vacca e di capra, che sono sempre caratteristici, e anche col maiale facciamo altri prodotti come la coppa, il cotechino, il lonzino e tutti i prodotti che si possono ricavare da questi animali, per cercare di ottimizzare al meglio i nostri animali e i nostri prodotti, per valorizzare anche al meglio il territorio. Qui al Rifugio Vogna i clienti che cosa degustano con più piacere? Allora, degustano la maggior parte gli affettati, i nostri tipici formaggi e oppure la polenta che abbiniamo con le nostre carni, quindi con i nostri brasati, i nostri spezzatini, il coniglio, la salsiccia, la maggior parte proviene tutti dalla nostra azienda, dal nostro allevamento che abbiamo trasformato e che poi noi diamo ai turisti all'interno del nostro rifugio. Se uno è un po' pigro non sale fino al rifugio, dove possiamo trovare i vostri prodotti? Ma no, i nostri prodotti li trova qui al rifugio, che si può arrivare in macchina, oppure durante le fiere autunnali qui a Lagna Riva, dove noi siamo sempre presenti con tutti i nostri prodotti. Grazie Filiberto, è l'ora giusta di assaggiare queste bontà che ci troviamo davanti ed augurare agli ospiti buon appetito. Sì, grazie a voi e buon appetito a tutti se verrete qui a degustare i nostri prodotti. Da Riva Valdobbia è tutto, linea allo studio.
Dall'antipastol dolce, un menù interamente basato su prodotti a chilometro e miglio zero. Pesce di stagione, verdure dell'orto insieme per far scoprire in agriturismo il sapore del nostro mare, in un connubio tra tradizione e sperimentazione culinaria che permette di creare piatti semplici ma ricchi di storia locale. E questo è lo scopo della cena di anteprima Scoglie Fieno, organizzato da UECOP, Unione Europea delle Cooperative, in collaborazione con Terra Nostra e gli agriturismi Campagna Amica, che in modo conviviale e diretto mette in risalto la qualità dei prodotti nostrani e il duro lavoro dei pescatori e degli agricoltori del territorio. L'evento rientra nel programma triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, promosso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, con l'obiettivo di recuperare le tradizioni culinarie a base di pesce, abbinate con prodotti agricoli locali di qualità, favorendo al tempo stesso il consumo di pesce proveniente dalle nostre coste. Scoglie Fieno ha visto il coinvolgimento dell'agrichef Campagna Amica e titolare dell'agriturismo Andrea Mantello, che assieme al pescatore Mario Migone della cooperativa Pescatori hanno preparato un menù completo con il meglio dei prodotti dell'orto e del mare di stagione. Ci troviamo questa sera presso l'agriturismo Veggia di Anne di Diano Marina per presentarvi un progetto che UECOP nazionale ha voluto realizzare sui finanziamenti del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura. Un progetto che vuole abbinare il mare con la terra e quindi all'interno di un agriturismo che normalmente presenta per i propri ospiti prodotti locali agricoli, abbiamo voluto abbinarci anche ai prodotti locali del nostro pescato. Quindi questa sera avremo ai nostri ospiti sono stati presentati i nostri pesci locali, quali sugarelli, palamite, cavalle, bricciole, fatte in vari modi e abbinati con i prodotti anche agricoli locali, quindi la trombetta di Albenga, abbiamo le patate locali che sono comunque particolari, lo zafferano dei nostri posti e quindi riusciamo ad avere proprio un abbinamento di questi prodotti per far conoscere anche agli ospiti abituali, ai consumatori abituali che frequentano gli agriturismi anche i prodotti dei nostri mari. Andrea, quali sono i prodotti del territorio che avete presentato questa sera? Allora, dalla nostra azienda questa sera abbiamo presentato le erbe aromatiche che abbiamo utilizzato come col secondo, le patate, il pomodoro cuor di bue, la zucchina trombetta, il broccolo di Albenga e le più famose olive taggiasche e insieme anche allo zafferano che è prodotto qui vicino a noi da un'altra nostra collega. Invece per il pesce abbiamo utilizzato pane raffermo e le nostre erbe aromatiche tra cui rosmarino, santoreggia, timo, maggiorana. Mario, quali sono i pesci presentati a questa serata? Come antipasto abbiamo fatto tartare di palamita, di bonito e di ricciola. Allora, per il primo abbiamo usato i muscoli di spezia e i calamaretti. E per il secondo abbiamo usato cavalla e sueli. Presente alla serata la food blogger Sabrina Ramello, che con il suo show cooking ha mostrato come preparare ottimi tagliolini con broccoli, muscoli e zafferano. Siamo qua stasera per questo evento. Uniamo Scogli e Fieno, uniamo il pesce ai prodotti agricoli. In particolare io farò dei tagliolini in abbinamento un sugo di cozze e broccoli e zafferano di Albenga. Sabrina, che cosa mostri nel tuo show cooking? Farò vedere i vari passaggi che porteranno alla creazione della ricetta, dalla cottura delle cozze e alla cottura dei broccoli e poi assembleremo il piatto. Ancora eventi protagonisti, partiamo dalla provincia di Cuneo, partiamo da Alba, durante la fiera del tartufo si potranno degustare i prodotti della Valgrana, ci sposteremo poi nella cuneese Valle Varaita, precisamente a Venasca, che rende il giusto e meritato omaggio alla castagna e poi ancora una capatina a Verona per la manifestazione Fiera Cavalli. Sabato 27 e domenica 28 ottobre, proprio in coincidenza col cambio dell'ora, si festeggia la castagna a Venasca e un appuntamento irrinunciabile dell'autunno in Valle Varaita e soprattutto uno dei più importanti appuntamenti per il comune di Venasca che può mettere in vetrina le sue eccellenze, perché avete scelto come sempre da alcuni anni il percorso delle eccellenze enogastronomiche.
Sicuramente sì, la nostra fiera, cioè, si distingue un po' dalle altre perché mettiamo veramente in vetrina tutte quelle eccellenze della valle, della nostra Valle Varaita, della nostra montagna. Non è una fiera come le altre perché si trovano veramente quei prodotti, la castagna, il fungo, le noci, ecco, quei prodotti della nostra terra, della nostra montagna. Credo che mai come adesso dobbiamo distinguerci in queste fiere. Credo che Venasca nella sua 29esima fiera si è sempre distinta e difatti è stata premiata da un pubblico selezionato. Pubblico attento e selezionato, ci sono comunque due momenti, uno tra virgolette più istituzionale che è concentrato nella giornata del sabato e uno invece più di divulgazione, più di visita, più di intrattenimento per la domenica. Sicuramente sì, noi mettiamo sempre durante questa manifestazione anche alcuni momenti, cioè, culturali. Quest'anno ci sarà l'inaugurazione nel sabato pomeriggio della sala musicale dell'Istituto Musicale Don Allemano e anche il restauro della nostra ala di Piazza Caduti. Momenti, cioè, particolari che vanno a coincidere con l'inaugurazione per poi passare alla domenica, il grande evento della nostra fiera che inizia al mattino dalle 9 e dura fino alla sera. Quindi, cioè, ci sono momenti anche durante la domenica, cioè, folcloristici, ma anche momenti culturali di mostre. Dal punto di vista economico, come è cresciuta Venasca negli ultimi anni? Ha saputo appunto puntare su prodotti di qualità e ci sembra che anche dal punto di vista economico stia premiando questa politica. Ma sicuramente sì, seppur stiamo vivendo dei momenti di grande difficoltà, di spopolamento della nostra montagna, Venasca, che è il centro commerciale direi di tutta la Valle Varaita, mantiene questo mercato della castagna al lunedì e al giovedì, che è iniziato a metà settembre e si sta concludendo adesso dopo i Santi, mantiene una realtà importante, una realtà viva. Venasca ha due prodotti fondamentali, che uno è il pane con il forno a legna. Abbiamo tre forni a legna dove il nostro pane, grazie all'acqua, viene un po' ricercato da tutta la provincia di Cuneo, ma non solo, direi dai torinesi. Quindi questo crea commercio, crea indotto sotto l'aspetto commerciale. E poi abbiamo due salumifici di eccellenza, il pane, i salumi, che comunque creano posti di lavoro e crea soprattutto quel prodotto che si distingue dagli altri. Ed è davvero tutto anche per questa domenica. Vi lascio come di consueto alla rubrica Fedagri Conf Cooperative direttamente da Peveragno. Siamo ancora in provincia di Cuneo. Vi do l'appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata di Obiettivo Agricoltura. Grazie a tutte voi per la cortesa attenzione. Buon proseguimento in nostra compagnia. Arrivederci. La trasmissione è stata offerta da Dragone, Colmuto, Ascai, Supertino, Crosetto, Sansoldo, Cantine Manfredi, Frandent, Mangimi Monge.